Padre Pio dai luoghi del convento, dai luoghi di Padre Pio, dal luogo della sua preghiera, qui sul matroneo della chiesa di Santa Maria delle Grazie, nel coro usato dai confratelli di Padre Pio quotidianamente per le loro preghiere. Oggi qui per raccontarvi del 26 di febbraio del 1916. Padre Pio in questo periodo si trovava a Foggia, nel convento di Sant'Anna, vi era giunto meno di 10 giorni prima e veniva da un lungo periodo di permanenza nella sua cara Pietrelcina, questa misteriosa malattia. Lui ci racconta attraverso questa lettera, e lo racconta Padre Paolino da Casa Calenda, Padre Paolino al secolo Francesco di Tommaso, che nacque nel 1886, entrò nel noviziato dei Cappuccini nel 1901 e divenne sacerdote nel 1908, morì a San Giovanni Rotondo nel 64. Di lui scrivono i curatori dell'epistolario: era oratore, devoto, amò la provincia, quasi fosse una sua creatura, vicario, guardiano, lettore, ministro provinciale per 2 volte. Diverse sono anche le relazioni che scrisse su Padre Pio, e diverse anche le lettere, tra cui lui ci racconta, tralasciando dei particolari, ci racconta e racconta Padre Pio quello che accadeva a Foggia. Infatti lui dice: domani mattina, piacendo a Dio, nel recarmi a celebrare dalle signorine Cerasa, infatti loro avevano all'interno della casa una piccola cappella dove gli permettevano di celebrare la messa, perché Raffaelina era molto malata, quindi aveva questa possibilità, ecco, in questa cappellina interna di questa famiglia nobile. Mi tengo onoratissimo poter loro presentare il tuo bigliettino. Tengo poi a dirti che la Raffaelina va sempre peggiorando nel fisico. Il dolcissimo Gesù la consoli delle sue sofferenze, che sono superiori a tutto ciò che puoi immaginarsi. Consoli pure l'afflittissima sorella, nonché tutte quelle anime che a lei sono unite in un medesimo spirito. Preghiamo con più insistenza la Divina Pietà a che nella sua misericordia voglia serbarla ancora in vita con la guarigione del suo fisico. Al riguardo poi ti prego praticare e far praticare ancora da quante anime puoi le 3 novene alla bella Vergine di Pompei. Anch'io, sebbene me troppo indegnamente, mi sforzerò di fare lo stesso. Vieni, te ne prego, in aiuto di questa diletta sposa del biondo Nazareno, perché il suo stato è estremamente disperato. E Raffaelina Cerase morirà il 25 marzo del 1916.